Ma nei nostri studi Luca Ballatore, che come vedete nell'immagine del nostro schermino, è candidato alle prossime europee con il simbolo Stati Uniti d'Europa. Allora, Luca, intanto diciamo questo, ci siamo visti qualche giorno fa, so che hai girato tutta la Sicilia, Sì, 3 volte tutta la Sicilia. 3 volte tutta la Sicilia. Che esperienza è questa campagna elettorale? Che poi magari uno fa il candidato al Consiglio Comunale una cosa, ma fare il candidato all'Europeo un'altra. Devo dire che questa è stata una bella esperienza, perché dopo la rinascita del Partito Socialista, io mi ritrovo che in ogni paese ho una federazione e un gruppo di persone che mi hanno sempre accolto e mi hanno fatto sentire a casa. Riscontro molte persone che hanno sposato questo progetto, che poi tra parentesi è il progetto che è l'unica novità presente nelle schede elettorali, perché Stati Uniti d'Europa è l'unica novità. Ma la cosa più importante è che il mondo socialista si è svegliato tutto. Ricevo decine e decine di telefonate da tutte le parti della Sicilia, Naro, Custonaccio, cioè paesi che io purtroppo neanche Ma non conoscevo. conoscevamo E e loro. salutiamo gli amici di Naro, di Custonaci, perché Grazie. là ci vedono. Magari Sì. abbiamo anche qualche immagine. E dicono, sai, io sono socialista, io, Sì. fammi avere facsimili. E non è stata una cosa utopica, perché basta telefonare al segretario di federazione e se ne occupano loro. È una cosa bellissima perché non mi sono sentito solo. E insieme stiamo facendo una battaglia porta a porta. Abbiamo fatto finta che queste sono delle elezioni comunali, abbiamo fermato le gente ad uno porta a porta. Avere una squadra che si muove in queste condizioni, che lotta non per Luca Ballatore, perché attenzione, Luca Ballatore oggi non rappresenta il candidato alle europee. Luca Ballatore rappresenta il peso che può avere il Partito Socialista domani, dal giorno 11 in Sicilia. Ed è una cosa bellissima e importantissima. Quindi ogni persona si sta muovendo da candidato. Ne cito uno per tutti, il nostro presidente. Gianni Palillo, 2 volte Me lo assessore, ricordo, presidente. assessore anche al turismo, me lo Sì, avete 85 anni, 86 anni, in piazza, fermo a dare facsimili, a contattare uomo per uomo tutti quelli che erano socialisti, che non sono, attenzione, i socialisti non sono scomparsi. Alcuni sono migrati ai PD, alcuni non sono andati a votare perché mancava il simbolo. mancava il simbolo. Infatti, guarda, prima abbiamo visto una foto in cui mi pare che un'altra, la prossima, quella con c'è Bobo Craxi, Bobo no? Craxi, allora sono scesi tutti al mio fianco, tutti i leader sono scesi. Bobo Craxi non veniva Beh, qua, Bobo Craxi è il figlio di Bettino Craxi, quindi diciamo ma è uno è dei un po', dirigenti importanti sì, ma della. è un po' il simbolo del PC di una volta, insomma. Ti voglio dire una cosa, quando è sceso Bobo Craxi abbiamo fatto 3 giorni. Abbiamo fatto Messina, Caltanissetta, Mazzarino, Gela, Trapani, abbiamo girato mezza Sicilia. Quando eravamo in macchina mi ha detto testuali parole, questo è un miracolo, quello che tu hai fatto è un miracolo. Questo lo vedete che parla in questa. Qui dove siete? Non si sa, a Qua Custonaci, dovremmo essere a Caltanissetta, a Caltanissetta. perché ci sono anche le elezioni. Ah, le cittadine, sì, il Le sindaco. cittadine col sindaco e abbiamo i nostri rappresentanti. Quindi lui diceva un miracolo perché c'è una. Perché non immaginava che il socialismo in Sicilia si Ancora risvegliasse ci fosse. in questa maniera. Ma ha detto è qualcosa di eccezionale. E lui al seggio e all'elezione ci crede. Hanno dei dati, dicono, secondo me non è una cosa utopica. È una cosa sempre sul filo di rana, ma secondo quello che noi abbiamo Ci si può arrivare. sì, ci arriva. Dipende anche dalla provincia di Ragusa come risponderà. Sono sicuro che da stamattina abbiamo iniziato un volantinaggio porta a porta Poi facsimile. ricordiamo che tu sei l'unico Nel mio candidato. facsimile c'è scritto questo.
unico candidato ibleo per l'Europa. Quello che deve capire la provincia di Ragusa è che questi candidati che vengono dall'esterno, alcuni fanno il braccio di ferro, alcuni incandidabili, alcuni sappiamo che non verranno mai eletti, anche se eletti non verranno, non andranno a giurare. E io sono l'unico candidato del territorio, l'unico che può portare benessere sul territorio, perché chi viene da altri paesi, Catania, Palermo, che fanno la parte da Leone, anche se hanno qualche progettazione, qualche fondo e cose varie, naturalmente danno risposte al proprio territorio. Certo. Io voglio dare risposte al mio territorio. Però Luca, questa è una cosa importante, perché l'intera Sicilia, per dirne una, sta soffrendo, per esempio, con questo fatto dell'acqua. Questo fatto dell'acqua ho incontrato ad Agrigento. Che, insomma, la Sicilia proprio sono morte di sete. Agrigento, Sicilia e cose varie. Centro Enna. Ci sono dei progetti faraonici come il ponte, e poi non si sta attenti, che, vedi, non saper leggere i bisogni di un territorio, non si sta attenti ad osservare che in Sicilia sta iniziando un processo di desertificazione. Questo processo di desertificazione, se non progettiamo, è un processo oggi, piuttosto, è un processo e ci vuole un progetto per batterlo. E ci vuole un progetto che già da ora ipotizza la costruzione, la messa di nuovo in moto di quelle che ci sono, dei dissalatori attorno alla Sicilia, altrimenti da qui a qualche anno avremmo un problema. Anche se alcuni ministri dicono che per fortuna abbiamo la siccità in Sicilia, e ci dicono il problema che mi diceva proprio ieri un amico di Cefalù. È tanto felice che noi abbiamo la siccità come se una manna dal cielo. Ho paura che ci metta una tassa sulla siccità, visto che vi do la siccità, vi metta anche una tassa. Ma questo genio che dice che abbiamo. Qualche ministro. Quindi significa non saper leggere i bisogni di un territorio. Qua è vero, abbiamo tanto sole, ma non possiamo trasformarci dal granaio d'Italia. Poi è troppo. Da granaio d'Italia al fotovoltaico d'Italia. Ben vengono le politiche green, ci siamo, ma non si può uccidere una tradizione agricola che è stato il pilastro fondamentale della Sicilia. Queste cose vanno tutelate come bene personale della Sicilia. Ecco il famoso ponte del Mediterraneo. La Sicilia, cuore, geograficamente il cuore dell'Europa, deve essere il ponte del Mediterraneo per l'Europa, per difendere la tradizione, per difendere quello che sono le nostre attività produttive. Non ci possono trattare sempre e bisfrattare, dire va bene, sì. No, tanto voi ce l'avete queste cose, tanto vi aiutiamo. Noi abbiamo per esempio gli immigranti che vengono, ben vengono. Però l'Europa non li vuole, ma allora compensa con un fondo per creare strutture ricettive turistiche. Noi abbiamo dei siti archeologici, sono stupendi, abbiamo una tradizione stupenda, e non riusciamo ad attrarre il turismo come nelle altre parti del mondo che hanno la metà dei nostri Basta dire che la Sicilia ha il 33% dei beni culturali d'Italia, quindi solo la Sicilia. E non la sfruttiamo, perché il turismo non lo sanno, non vengono. Anche, per esempio, io penso Pozzallo, il mio paese. Ma se io devo venire con un autobus, due autobus, dove li alloggio? È una catena di B&B lasciata. Ma le strutture serie, non ci vogliono i fondi europei per creare queste strutture serie, per progettare seriamente. Eppure Pozzallo c'ha le spiagge, io sono un pozzallese estivo da una vita, quindi conosco bene, ma ci sono zone dove se fai un paio di alberghi diventa straordinario. Sì, ma gli alberghi vogliono i soldi, ma ci vuole la disponibilità di un comune di farli. Ci vogliono delle politiche europee che fanno in modo di attrarre questi capitali, perché dobbiamo chiederci perché un imprenditore o un investitore non investe in Sicilia. Sono delle cose che discorsi lunghi, là poi si può, non è soltanto il discorso mafia che no, non c'è, perché non... da noi la burocrazia, le cose, oggi assistevo ad un discorso di un business economico e dicevano qua il problema è
che tempo che tu parli, che tu fai, gli investimenti, la gente te li mette a disposizione ora. Se tu ci dici fra 4 anni, 8 anni, 9 anni, quelli intanto non hanno un'altra parte. Bra. E se risparano. Quindi, al di là della conoscenza del territorio, gli Stati Uniti d'Europa rappresenta la vera novità, come dicevo, delle liste elettorali. Dobbiamo capire una cosa che è molto importante. Abbiamo creato la moneta unica, ma non abbiamo creato gli europei. Abbiamo problemi nella sanità. I nostri medici vanno all'estero. Perché? Perché gli stipendi sono diversi. E allora perché non pensare ad una sanità europea? Siamo tutti cittadini europei, federati. Bene, si pensa ad una sanità europea. Se ci potrebbe arrivare. Anche perché noi siamo al collasso, abbiamo sempre meno fondi per la Sicilia e le nostre liste d'attesa sono utopiche. Allora, perché? Queste però sono colpe. Sono colpe. Non è che è un'emergenza. L'Italia non ce la fa. È perché siamo proprio duri in questo. Ma l'Italia non ce la fa, quindi pensare ad una politica di sanità europea è qualcosa di importante. Perché tu, caro mio, e qui voglio fare io, cioè, noi sentiamo queste famose inchieste che fanno in televisione, no? L'ultima è stata quella sulle Olimpiadi di Milano, cioè sì. Dovevamo spendere 230 milioni, siamo arrivati a 3 miliardi e ancora non ci siamo riusciti. Allora, se noi mettiamo 3 miliardi per fare le Olimpiadi, che sono cosa buona e benedetta, avevamo preventivato 300 milioni, e ne spendiamo 3 miliardi, questi li abbiamo tolti da qualche parte, questi 3 miliardi. Certo. E poi si lamentano che non abbiamo i medici o altre cose, che se spendessimo un po' di più lì. Ma guardi, io ho diverse imprese che lavorano dall'Italia all'estero, ci vuole la U1, perché attenzione. Se un cittadino italiano va a lavorare in Francia anche per un periodo, se non ha la 1 e va in ospedale non se lo può permettere. Certo. Ma io sono cittadino europeo, quindi ho diritto in Italia come in Europa, quindi fare una sanità europea. Questi sono discorsi giustamente da fare molto poi profondi. Un'altra cosa importante è una politica di difesa comune. Stiamo mandando tutte le armi in Ucraina e le munizioni che manda la Francia non sono idonee per i fucili che manda l'Italia, quindi là si trovano ad avere un arsenale, un miscuglio senza poterli utilizzare. Però abbiamo speso 334 miliardi di euro. Bravo, allora perché non pensare ad una difesa comune? Questa è un'altra di quelle grandi progettazioni. E quindi ci vuole, allora in Europa o si ci sta dentro o non si ci sta dentro. Quindi voi siete infatti Stati Uniti d'Europa. Noi siamo per un'Europa federale, ma fare parte integrante dell'Europa. Ma ci sono dei candidati addirittura che dicono più Italia meno Europa, più Italia, perché si candidano a fare in Europa. Ci sono persone candidate in Europa che non possono, per il ruolo che svolgono, non possono mai andare in Europa. Questa è una truffa ai danni dell'elettore, è una truffa dichiarata. Che lo sanno per giunta. E lo sanno e lo votano, io devo votare a Tizia, io devo votare a Caio. Se la facciamo alla Fiora. Perché poi diventa una conta. Certo, perché come al solito è un referendum per vedere se vale o non vale. Per vedere il politico si misura per vedere quanto vale. Quindi un appello finale. Quindi votiamo Stati Uniti d'Europa, che è l'unica lista, l'unica novità. Votiamo Luca Ballatore, soprattutto nella provincia di Ragusa. Perché è l'unico candidato ma si occupa dei tanti problemi. E mi occupo di tanti problemi della Sicilia. Voglio andarci io. Io in Europa ci vado e ci voglio andare. Hai promesso che se ci vai sarò presente quasi sempre. E poi un'altra cosa che comunque per chi alla mia età si ricorda. Il Partito Socialista aveva un grande appeal. Questa è la battaglia della svolta. Questa è la battaglia che ci riporterà nella gente e tra la gente e nella geopolitica italiana. Questa sarà la svolta in Sicilia. Del Partito Socialista e di Stati Uniti d'Europa. Grazie Luca Ballatore, poi grazie, magari ci risentiremo proprio qualche giorno prima per una piccola battuta. Grazie, andiamo avanti con il nostro telegiornale. Grazie.